patisce il cuore mio, ma non dispera, spiega sai che se ne andata, io non ho avuto più, e buonasera. 1978, 2019, 40 anni dopo, Gaetano Accio finalmente torna a teatro. Un personaggio che non è una maschera romana, ma è un personaggio realmente esistito, una storia vera. Sì, una storia vera. Io tra l'altro lo vidi anche quello spettacolo, ero ragazzo, già ero appassionato di teatro, vedevo già diverse cose, i proietti l'avevo già visto nel meglio occhi please, quindi andai a vedere pure il Gaetano Accio e poi vabbè, poi il destino ha voluto che io entrassi in compagnia con lui 4 anni dopo, ci sono stato tanti anni con lui e questa roba di Gaetano Accio era, diciamo, ce l'avevo un po' nelle orecchie perché dopo cena si cantavano le canzoni del Gaetano Accio e poi c'erano alcuni pezzi che Proietti ha messo nel suo repertorio tratti da Gaetano Accio, quindi diciamo era un po', diciamo, già familiare nelle orecchie. Quando mi hanno proposto di fare Gaetano Accio non ho avuto nessun dubbio, sapevo che era una cosa faticosa, impegnativa, però sono preparato, un tempo giusto, io sono soddisfatto, molto contento e molto onorato di fare questo ruolo. Dicono che sia una commedia, però dipende da che occhi la guardi, chi non ha problema, non ha problemi nella vita ride. Dall'altro punto di vista invece se vedi questa storia con gli occhi di chi ha difficoltà tutti i giorni invece è un riso amaro. Ma sai, questo sembra strano dirlo, ma questo è un testo politico. E Gigi Magni, grande storico, ha sempre messo il popolo a confronto con le tirannie, col potere papale. E questo è come se fosse entrare col microscopio proprio nell'anima dei romani che hanno convissuto da secoli col potere papale. L'Ottocento, diciamo, prima della Repubblica Romana, quella parte lì, è quello che Gigi Magni evoca con più facilità. Gaetano Sant'Angelo, in arte Gaetano Accio, è vissuto da fine Settecento, è morto nella prima parte dell'Ottocento, di fame, di malattie, diciamo il testo racconta un po' quello, racconta la fame in contrapposizione con l'amore e poi parla del lavoro dell'attore, perché a quei tempi, quegli anni lì, si parlava molto dei contributi ministeriali di alcune compagnie che aspettavano il contributo ministeriale per mettere in scena delle cose che poi non venivano mai replicate e poi soprattutto il rapporto col potere. Ma certo, parla d'amore, una burattinata, cioè sicuramente i toni sono più edulcorati, ma non è, Gigi Magni non è un attore, un autore compiacente, è un autore abbastanza duro, abbastanza violento. Hai detto bene, Magni è duro e violento, i suoi personaggi spesso fanno anche una brutta fine perché non c'è mai un finale allegro nei film di Magni. Però nel tuo Gaetano Accio c'è speranza, perché alla fine Gaetano Accio batte la morte e c'è un futuro. Beh, diciamo che combattendo la morte vince l'amore, quindi molto simbolico. Rimane il potere papale, rimane il fatto che non hanno la possibilità di fare spettacolo perché c'è una quaresima, una bolla papale, quindi insomma c'è sempre una parte di insoddisfazione, anche se l'amore vince sulla morte, certo. Senti, ultima domanda, perché secondo te Gaetano Accio, a differenza di altri personaggi romani, maschere non famosi, non è entrato negli anni nel cuore dei romani e abbiamo dovuto aspettare tanto per rivederlo? Ma perché questo è stato uno spettacolo, era uno spettacolo, diciamo, molto, molto impegnativo, molto faticoso, sai, c'erano forse il doppio degli attori in scena, cioè era uno spettacolo imponente, noi l'abbiamo reso un po' più accessibile, forse per quello,
forse per quello non hanno mai avuto la motivazione per rifarlo. Poi sai, Gigi Magni era vivo, scriveva delle cose bellissime, ha scritto I Sette Re di Roma, un altro capolavoro, c'aveva tanti copioni. Questo sì, è vero, questo qui ci ha avuto questi 40 anni di attesa, però per fortuna è stato fatto.